benvenuti al consueto appuntamento con Libri in Vetrina, la rubrica dell'Associazione Estroverso per la promozione dell'arte e della cultura dedicata ai vostri libri. Oggi parleremo di Gilberto Paraschiva, nome d'arte di Gilbert Paraschiva, e del suo libro di poesie Dal Sacro al Profano, delle edizioni Tigullio Bacherontius, che possiamo osservare qui da vicino. Lasciamo ora la parola a Luana Trabuglio, che interpreterà alcuni brani tratti dal libro. Grazie. Lacrime inutili. Dopo aver svuotato, quasi per intero, una bottiglia di whisky, perché il mio amore m'ha lasciato, eccomi a versare delle inutili lacrime che, se versate in un contenitore, forse colmerebbero la bottiglia, da poco rimasta vuota. Ti lascio una poesia. Ti lascio una poesia fatta per il tuo tenero cuore. Ti lascio una poesia che ho scritto per te con amore. Ti lascio una poesia per quando io non ci sarò più e la possa recitare un giorno a chi vuoi tu. Sono certo che, però, questa poesia, scritta in un giorno pieno di malinconia, saprà farti ancora tanta, tanta compagnia. E non solo a te, che sei il mio vero amore, ma a tutte quelle che, come te, hanno un grandissimo cuore e sappiano comprendere e forse anche amare. Chi predica amore ma ha poca fantasia e non si rende conto che questi sono versi banali, ma non vera poesia. Uomo di spettacolo e di cultura, a 14 anni inizia a suonare la batteria e a cantare in un complesso formato dagli elementi che Renato Carosone aveva lasciato alla Smara, in Eritrea, e a 18 anni, pur continuando a cantare, suonare e studiare, comincia a scrivere articoli per il quotidiano eritreo, del quale diviene ben presto redattore sportivo e mondano. Inviato speciale al Festival di Sanremo, si stabilisce invece a Napoli, dove, dopo aver suonato per alcuni anni in orchestre varie, fonda un'etichetta discografica, la Gilbert Record, che gli dà l'occasione di lanciare alcune voci nuove e musicare tante belle canzoni e validi poeti, vedi Somma, Pagano, Motta, eccetera. Eppure, parolare, canzoni a noti musicisti come Barile, Perfetti, Alfieri, compositore quest'ultimo di successi come A Sonnambula e Ipocrisia. Per la sua rettitudine, pur essendo uno dei migliori presentatori di spettacoli leggeri d'arte varia della Campania, non ha mai avuto quella popolarità che meritava, non avendo mai voluto raggiungere quei compromessi che, il più delle volte, sono indispensabili per una brillante carriera artistica. Una decina d'anni or sono, dopo aver concluso il ciclo delle sue trasmissioni radiofoniche de L'Uomo della Notte, pur non disdegnando le feste di piazza e gli spettacoli di varietà, si è dedicato principalmente alla cultura e alla poesia. Nel 1987 ha pubblicato Galleria, scrivendo le biografie di tutti i cantanti della Campania che frequentavano all'epoca la Galleria Umberto I di Napoli. Poi, nel 1990, ha dato inizio ad una serie di volumi di poesie, Il pianeta dell'amore, che la stampa ha definito come l'antologia più amata dai poeti italiani, che gli ha fruttato, assieme ad un volume di poesie tutte sue, Dal Sacro al Profano, l'ambito premio Cultura da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1997. Fra i suoi successi musicali ricordiamo Italia lontana, incisa su dischi Cetra da Antonio Vasquez con l'orchestra del maestro Gaetano Gimelli, che, dopo Terra straniera di Marletta, è stata, negli anni 50, la canzone più venduta all'estero e gli è valsa da parte dei dirigenti della Fonit Cetra l'assegnazione del Microfono d'Oro, molto importante, anche perché il primo tourist in assoluto con parole originali italiane, dopo Let's Twist Again, è la sua Grattami la schiena, ma anche Napule e la Tarantella, è da considerarsi un successo, se non a livello nazionale, perlomeno a livello regionale,
perché è stata la canzone che negli anni 80 le emittenti radiofoniche private di tutta la Campania hanno usato come sigla d'apertura e o chiusura dei programmi di canzoni napoletane.